con le ruote sgonfie. Però va bene così, ragazzi. Buongiorno, oggi si va finalmente a far trekking. Siamo al Chalten e già questo è assurdo. E adesso stiamo andando a fare la camminata per andare a vedere il Fitzroy, che sono di un esaltato che non ne avete un'idea. Adesso siamo proprio alla fine di El Chalten, il sentiero inizia direttamente da qua. Più o meno sono in teoria una ventina di chilometri andate e ritorno. Oggi la giornata dovrebbe essere bella dall'inizio alla fine, quindi ne abbiamo approfittato e abbiamo detto andiamoci oggi, perché i prossimi giorni non sappiamo come sarà. Non lo so, cioè, troppo contenti di essere qua finalmente a vedere queste montagne, che ieri io e Jackie dicevamo: ma quindi non esistono solo in foto e in video, cioè sono reali, si possono andare a vedere. L'ultimo tratto, che è l'unico dove c'è del dislivello serio, l'ultimo chilometro e mezzo, l'ultimo chilometro insomma, perché fino a lì giù all'attacco è tutto in fosso piano, quindi super fattibile, ed è per questo che ci sono tutti i vari possibili tipi di turista. E adesso invece qua sto iniziando a vedere delle facce sconvolte. Comunque è una cosa di 300-400 metri di dislivello, quindi sì, è uno strappetto, ma diciamo che se uno è allenato è fattibile. Io ho tirato fuori i bastoncini, così vado su meglio, e poi dovremo sbucare appunto proprio sotto il Fitzroy, ma so già che mi emozionerò. Thank you.
sono di là a vedere il Fitzroy, bellissimo, niente da dire. Ma vieni di qua e c'è questo bacino d'acqua con tutta l'acqua del ghiacciaio che scende, delle cascate incredibili, un'acqua di un colore che non è vero, cioè... non so se riuscirò a tornare indietro da una roba del genere. Beh, iniziare l'esperienza patagonica con il Fitzroy è stato a dir poco sconvolgente, questo poco ma sicuro. A dir la verità eravamo partiti abbastanza preoccupati perché sapevamo che avremmo trovato una discreta mole di persone sia lungo il sentiero sia una volta arrivati a destinazione. Questo perché comunque il Fitzroy fa parte dell'immaginario collettivo degli amanti della montagna, che siano trekker, alpinisti, arrampicatori, insomma un po' tutti ci siamo imbattuti in racconti sul Fitzroy, in video sul Fitzroy, è letteralmente una montagna leggendaria. E nonostante tutto però devo dire che la bellezza di questa montagna è stata in grado di cancellare anche il fatto di avere tante persone intorno. Ora, non voglio passare per l'arrogante di turno, nel senso che non voglio che la montagna sia solo mia, che ci debba essere solo io, però è chiaro che tutte le volte che mi sono ritrovato in montagna da solo con poche persone ho apprezzato sicuramente molto di più l'esperienza che ho fatto. E quindi dicevo, comunque siamo riusciti a goderci appieno questo posto che, come avete visto dalle immagini, è un qualche cosa di assurdo, e mi stavo anche rendendo conto che da quando ero partito ero molto presente in quello che stavo facendo. Penso che sia capitato un po' a tutti voi che una volta spezzata la routine quotidiana e iniziato un viaggio, una vacanza, ci siano stati quei primi giorni di adattamento in cui è uscita la famosa frase: ah, non mi sembra vero di essere qua, perché effettivamente a volte capita di essere in un posto nuovo ma con la testa magari di essere ancora su pensieri vecchi o altre riflessioni. E invece mi sono reso conto che da quando ero partito stavo apprezzando appieno tutto quello che stavo vivendo, dalle persone, gli odori, il cibo, qualsiasi cosa la stavo veramente assimilando al 100%. È stato forse anche per quello che è stato molto difficile voltarsi e andare via dal Fitzroy. Siamo stati lì dalla laguna letteralmente per delle ore ad ammirarlo in rispettosissimo silenzio, e nell'andar via ogni due o tre passi mi fermavo, mi voltavo e lo guardavo promettendomi che sarebbe stata l'ultima volta. Ma non ce la facevo, dovevo rifermare, rivoltarmi ancora, fino a quando poi è arrivato davvero l'ultimo momento in cui mi sono voltato e l'ho guardato per l'ultima volta. Ma vi assicuro che ero tutto fuorché triste, anzi è stato uno proprio di quei momenti in cui davvero ho sentito di aver toccato con mano la felicità. Beh, oggi per fortuna non ci sono le orde barbariche di ieri, quindi già quello super pro. Poi ci sono un pochino di velatura che ci può aiutare, perché ieri ci siamo dati, nonostante la crema, una bella scottata, ma giustamente veniamo al nostro inverno, quindi la pelle non è che potesse essere così pronta. In teoria dovrebbe essere anche meno in tiro di ieri il sentiero, anzi quasi sicuramente, e quindi sarà tipo un defaticante. Bosco stupendo, che però è popolato da degli sciami di mosche, ragazzi, sono grosse così, è una cosa impressionante. E fra l'altro prima leggevo che questa zona in cui siamo adesso è facilmente soggetta a inondazioni,
perché praticamente adesso sopra di noi ci sarà la Laguna Torre, che è dove stiamo andando, che però sopra dei ghiacciai. In caso il ghiaccio si rompa e vada a finire in maniera abbastanza violenta e pesante dentro l'acqua, l'acqua straborda dal lago e viene a finire qua sotto. Infatti adesso in giro ci sono dei cartelli dove c'è scritto: in caso di allagamento violento, trovare un posto in alto. Grazie. Ok, sono qui che si arriva dell'acqua e devo salire, però insomma non è una cosa così, voglio dire, non l'ho trovata spesso questa situazione. Io spero che non sia una cosa che capiti tutti i giorni, non penso, però mi metto un attimo suggestione. Allora, altro aggiornamento, al di là del fatto che abbiamo appena visto un iceberg che si è rotto e si è girato su se stesso, che è bellissimo. Là, su quella cima là dietro, ci sono praticamente una decina di condor che stanno volando intorno alla cima e da qui si vedono da Dio, quindi io non oso immaginare un condor quanto possa essere grosso visto da vicino. E sono condor per forza, perché altri volatili così grossi qua non ce ne sono, quindi è palese che siano quelli. Altra cosa che si aggiunge alla meraviglia di questo posto. E incredibilmente anche oggi giornata stupenda. Cioè, noi avevamo deciso di stare qua e c'è il tempo più giorni, perché abbiamo detto, visto che in Patagonia il meteo non è così prevedibile e sicuro, su 3 giorni almeno uno sarà bello, riusciamo ad andare a vedere il Fitzroy. Invece siamo riusciti a fare 3 giorni su 3 di bello. Io spero che nei prossimi non ci si ribalti la situazione contro. E quindi niente, oggi andiamo a fare un altro trekking e dovremo arrivare in un punto molto panoramico in cui si vedono tutte le cime qui intorno, quindi altri 10 km anche oggi, quindi 20 in tutto, 10 a tratta andata e ritorno, e niente, ci prendiamo un'altra bella scottata. Al di là del fatto che il caldo oggi è follia, cioè situazione sudore
imbarazzante. Però oggi stiamo facendo un trekking in un posto ancora diverso dagli altri giorni, cioè in 3 giorni abbiamo fatto 3 scenari simili per certi versi, ma molto, molto discostanti l'uno dall'altro, bellissimo. Si dice discostanti? Non lo so. Adesso siamo già più o meno a metà del sentiero, fra un po' dovrebbe esserci un bivio con un altro sentiero per cui serve l'autorizzazione per andare a Laguna Toro. Invece noi terremo la destra per salire su un colle che abbiamo visto da quassù, che è completamente spoglio, non c'è neanche un albero, e da cui appunto si vedono Cerro Torre e Fitzroy. E qua adesso ci sono delle mucche, ovviamente mucche dappertutto in Patagonia, raga, peggio che sulle Dolomiti. Parte di salita, raga, che è impiccata dura, cioè io penso che si capisca il dislivello per salire, però già il panorama che si è aperto è una follia. A parte che sembra di essere su un vulcano, che è tutto completamente arido, si vede il verde solo là sotto, ma la cosa che più rompe le palle sono le mosche, c'è una caterva di mosche. Arrivati in cima, raga, è uno spettacolo, dai, è uno spettacolo. Laggiù è Laguna Torre, dove siamo andati ieri, da dove abbiamo pranzato, quello là dietro il Fitzroy, e dietro c'è il cammino, quella là è Laguna Capri, quella che c'è a metà della via per il sendero. Oggi sicuramente il sentiero più difficile di tutti, ma con un panorama illegale. Adesso vado anche dall'altra parte che vi faccio vedere cosa c'è oltre alle montagne, cioè niente, un deserto. Così abbiamo visto anche la mucca della Patagonia, tipico esemplare uguale al nostro, cambia niente, ma selvatica, un po' come Jackie. Ce l'andiamo. Nel giro di 3 giorni passati a El Chalten ci eravamo già resi conto di quanto qui la natura si manifesti con un'arroganza veramente incredibile. Nel giro di pochissimi chilometri ti ritrovi pampa, ghiacciai, foreste, rocce, tutte ancora per fortuna pressoché intatte perché la presenza dell'uomo è veramente ridotta a un angolo. E quell'angolo appunto che si chiama El Chalten, da subito, già dal primo giorno, ci siamo divertiti a ribattezzarlo il paradiso degli hiker, perché
oggettivamente tutto quello che è lì è fatto apposta per vivere al meglio l'esperienza poi su in mezzo alle montagne. E sicuramente in giro per il mondo ci saranno altre situazioni come questa, ma essere lì ai piedi delle Ande in un posto così piccolo, ma così funzionale, così hiker friendly, è stata una sensazione bellissima. Essere in mezzo a ostelli, ristoranti, negozi che vendono esclusivamente materiale outdoor, 2-3 supermarket per rifornirsi per la giornata, per andare fuori a fare camminate piuttosto che arrampicate, è stato davvero incredibile. In più l'ultima sera, come se non bastasse, a cena ci siamo ritrovati in mezzo a una festa che in sé non aveva neanche niente di particolare o di esaltante, ma il fatto di essersi ritrovati in mezzo a altri appassionati, altre persone che quasi sicuramente hanno la tua stessa filosofia di vita, è stato come sentirsi parte di una famiglia. E quindi già il pensiero che il giorno dopo saremmo dovuti partire rendeva il tutto duro. Con una cosa così divertente poi è stato ancora più difficile lasciare il Chaltén. Il giorno dopo però era arrivato il momento appunto di tornare al Calafate, dove in pratica eravamo atterrati qualche giorno prima con l'aereo, perché da lì avremmo fatto base per andare a far visita al Perito Moreno. E il Calafate è un paese totalmente diverso dal Chaltén, sicuramente più grande, sicuramente più turistico, ma probabilmente il fatto di essere sul lago o il fatto di essere in questo lodge che ci ha ospitati appena fuori il paese sopra le colline, beh, insomma, sta di fatto che ero entrato in una bolla di relax totale, che però il giorno dopo sarebbe stata spazzata completamente via da delle emozioni, oserei dire quasi primitive, che il Perito Moreno mi avrebbe tirato fuori. De todo el lago argentino que se congela durante los meses de invierno porque through the winds very strong, especially during the summer, a cruise province is shared between Argentina and Chile, contra el Cerro Buenos Aires, con algunos manchones más oscuros en sus laderas. Ese es el... Cioè, è lontanissimo, ma pazzesco. Il fatto è che adesso veramente siamo molto lontani e è già un sacco impressionante. E adesso ci andremo sotto e... Cazzo. Scusate, ma mi ero un attimo emozionato prima. Vedere sta roba qua che è viva è incredibile. Ok, allora adesso che mi sono calmato un attimo provo a raccontarvi un po' di cose, perché vi giuro che l'impatto è stato veramente molto molto forte. Il ghiacciaio del Perito Moreno, che è tutta questa zona che vedete giga enorme qua dietro di me, e apro un'altra parentesi, ho visto un sacco di video, un sacco di foto, ma vi giuro che dal vivo è bestiale questo posto. Dicevo, è il ghiacciaio più grande del mondo ed è uno dei pochi ghiacciai che non sta arretrando, perché comunque le precipitazioni che arrivano dal Pacifico, cioè dall'altra parte delle Ande, scaricano un sacco di precipitazioni quassù e questo fa sì che si crei sempre il ghiaccio nuovo. E l'altezza che c'è da, diciamo, da acqua fino alle punte più alte va dai 40 ai 70 metri, che per intenderci è l'altezza che aveva l'obelisco a Buenos Aires gli altri giorni. Quello in mezzo alla via svettava un sacco. Qua essere in mezzo a una cosa così grande non ce ne rende conto, ma è abnorme, cioè è veramente abnorme, raga. E in più tutta la superficie del ghiacciaio, che non è solo la parte che si vede qua, ma sono anche tutti i ghiacciai minori che ci sono intorno, ha una superficie di 240 chilometri quadrati, che è 20 chilometri quadrati in più dell'area che occupa Buenos Aires stessa. Quindi per darvi un'idea di quanto cavolo è grande questo posto, è allucinante. Siamo qua da 5 minuti e sto già male. Il ghiaccio avanza tra i 40 centimetri e il metro al giorno, che è un sacco di strada. E arrivando qui sull'acqua poi i pezzi di ghiaccio appunto si staccano
ma il fatto è che si sentono dei rumori ogni tanto, come degli spari, ma non è detto che si veda del ghiaccio staccarsi, perché potrebbe essere in mezzo al ghiacciaio che si apre un po' di ghiaccio, oppure che sia una rottura, diciamo, sotterranea, quindi non si vede. Quindi il ghiacciaio parla in continuazione, e però non è detto che si veda per forza qualcosa staccarsi. Però appunto il fatto di avere una cosa così grossa di fianco che è viva, cioè, non lo so, cioè, di cosa stiamo parlando. C'è poi un'altra cosa super interessante, che praticamente se guardate lì giù c'è un colore di acqua da una parte e un colore di acqua dall'altra. Questo perché da questa parte c'è il lago Argentino e dall'altra c'è l'altro braccio che, scusate ma non mi ricordo più il nome, comunque fa dei botti in continuazione. Non si è ancora staccato niente di veramente grande, però io spero che si sia stato registrato al microfono, perché prima stavo parlando anche con Jackie ed eravamo entrambi molto molto emozionati per questa cosa qua, e non stavamo capendo se questa cosa non fa parte realmente di questo pianeta o se siamo noi che non facciamo parte di questo pianeta, perché siamo troppo stronzi per meritarci una cosa così bella. Tutti i danni che stiamo facendo in generale al pianeta, e poi ci sono questi spettacoli qua, cioè capisci veramente che noi siamo degli ospiti molto indesiderati. Beh, vi assicuro che provare a descrivere quello che il perito Moreno mi ha lasciato a parole è un'impresa pressoché impossibile. Vi dico solo che quando siamo rientrati in paese alla sera, sia io che Jackie eravamo completamente storditi. Passare del tempo di fronte a una manifestazione così potente è stata un'esperienza davvero incredibile. E abbiamo passato di fronte al ghiacciaio qualche ora, e in qualche ora ci siamo resi conto di quanto una cosa così grande fosse così viva e così simile a noi, nel senso che sentivi la sua esigenza di muoversi, la sua esigenza di parlare, ed è incredibile come guardandolo hai la sensazione che contenga al suo interno tutte le memorie delle stagioni passate, e sembrava quasi che volesse raccontare all'Argentina le storie del Pacifico. Era veramente uno spettacolo incredibile, e ripeto, riuscire a trasmettere a parole quello che si è provato là è pressoché impossibile. Questa parte del video ho provato a montarla in tanti modi, perché volevo cercare di trasmettervi il più possibile quello che io ho vissuto, ma poi sono arrivato a un punto in cui ho realizzato che sarebbe stato impossibile arrivare alla perfezione di quello che avevo visto.
ci sarebbero stati altri mille modi per raccontarlo sicuramente, forse sarebbe servito un video solamente per lui, ma quando ho realizzato che veramente sarebbe stata un'impresa impossibile arrivare a tanta perfezione, ho lasciato stare e spero di avervi almeno trasmesso un 1% di quello che ho visto io. Quello che rimane a me sicuramente è un senso di gratitudine fortissimo e il fatto di aver condiviso per qualche ora gli stessi spazi che occupa questo ghiacciaio veramente mi rende davvero grato al 100% di poter vivere su questo pianeta, anche ben sapendo che anche il mio stesso impatto può andare a danneggiare delle cose del genere, quindi davvero incredibile. E un'altra cosa che mi ha lasciato senza parole è che dopo appunto qualche ora passata lì da lui, appena prima di tornare sull'autobus, mi ha voluto fare un ennesimo regalo. Pazzesco. Ma il vero motivo che mi aveva spinto fino in Patagonia mi stava aspettando. E così, dopo aver attraversato il confine tra Argentina e Cile in uno scenario davvero surreale in mezzo alla pampa, siamo arrivati a Puerto Natales. A Puerto Natales abbiamo passato un giorno e mezzo, quasi due, in cui abbiamo sistemato la nostra attrezzatura, siamo andati a fare la spesa con tutto quello che ci serviva da mangiare e dopodiché ci siamo imbarcati su un altro autobus che finalmente ci ha condotto fino a Torres del Paine. Le cime qua non si fanno vedere, e anzi sono anche belle innevatine, come vedete, bene? Quindi ufficialmente è iniziato il trekking che sognavo da una vita. Come godo!